poi piano piano gli incidenti si allargano, comincia una guerriglia urbana che si estende a tutte e tre le città, Danzica, Sopot e Gdynia. Anche a Gdynia c'è un cantiere navale molto importante. Comincia una guerriglia urbana, entra in campo la milizia prima e poi addirittura l'esercito. Gli incidenti durano dal 14 al 22 dicembre del 1970. Gli aumenti li avevano introdotti poco prima di Natale, appositamente, proprio perché pensavano, sì, sarà un colpo duro, siamo prima di Natale, per i polacchi la festa di Natale è molto importante, si lamenteranno un po', poi alla fine faranno comunque le compere per le feste di Natale e gli aumenti saranno passati. Purtroppo non accade così. Dal 14 al 22 dicembre del 70 sono rimasti sul terreno morti, non si sa ancora oggi, fra 38 e 42 operai. Non è chiaro perché, niente, andiamo dentro. Non è chiaro, facciamo una foto magari qui davanti. Quindi alla fine degli anni 60 cominciano, sono proteste studentesche anche a Varsavia e a quel punto succede anche qualcosa, ci spostiamo dentro. A quel punto la maggior parte dei capi delle proteste studentesche sono di origine ebraica, quindi c'è una specie di recrudescenza anche in Polonia e a tutti i cittadini polacchi, e noi in realtà non erano più ebrei, erano cittadini polacchi di origine ebraica, a tutti questi vengono stesi davanti tappeti rossi, vengono dati passaporti che tenevano in genere la polizia, li dava soltanto con dei permessi speciali, e vengono invitati ad andarsene dove vogliono, in America, in Israele, pur di togliersi i vestiti. Quindi c'è una grande emigrazione massiccia di cittadini polacchi di origine ebraica in seguito al 68. Nel 70 scoppiano i primi incidenti seri, scoppiano proprio qui a Danzica, nei cantieri navali. Abbiamo, a un certo punto succede che appunto per motivi economici lo Stato è costretto ad aumentare in maniera massiccia il prezzo dei generi alimentari, mediamente del 23% con punte del 30%, di botto. Nel 70 non hanno il coraggio né di annunciarlo in televisione né alla radio né sui giornali. La mattina gli operai che vengono a lavorare dentro i cantieri navali, c'erano 20.000 operai che entrano nei negozi alle 6 del mattino, sono già aperti per comprarsi un pezzo di salsiccia, un po' di formaggio e pane da portarsi al lavoro, e scoprono che tutto è aumentato. Le commesse non sanno che cosa dire, perché non dipende da loro, è arrivato ogni anno di aumentare i prezzi. Entrano dentro, cominciano a discutere fra di loro, sono molto arrabbiati, dopodiché si organizzano in corteo e vanno davanti alla sede del Comitato Centrale per cercare di parlare con le autorità per far ritirare gli aumenti. Le autorità non vogliono parlare con loro perché questa qui è la sezione di Danzica, l'ordine è arrivato da Varsavia e non saprebbero comunque cosa dirgli. Gli operai si arrabbiano, cominciano a rumoreggiare, a lanciare qualche pietra, poi piano piano gli incidenti si allargano, comincia una guerriglia urbana che si estende a tutte e tre le città, Danzica, Sopot e Gdynia. Anche a Gdynia c'era un cantiere navale molto importante. Comincia una guerriglia urbana, entra in campo la milizia prima e poi addirittura l'esercito. E gli incidenti durano dal 14 al 22 dicembre del 1970. Gli aumenti li avevano introdotti poco prima di Natale, appositamente, proprio perché pensavano, sì, sarà un colpo duro, siamo prima di Natale, per i polacchi la festa di Natale è molto importante, si lamenteranno un po', poi alla fine faranno comunque le compere per le feste di Natale e gli aumenti saranno passati. Purtroppo non accade così. Dal 14 al 22 dicembre del 70 sono rimasti sul terreno morti, non si sa ancora oggi, fra 38 e 42 operai. Non è chiaro perché, niente, andiamo dentro. Non è chiaro, facciamo una foto magari.